quando succedono queste disgrazie, come la perdita di una vita quando uno è giovane, o c'è da disperarsi perché non c'è una spiegazione umana, oppure ci si rimbocca le maniche e si cerca di operare, di fare qualche cosa per ricordarlo e di fare del bene. Voi ci siete riusciti alla grande. Sì, noi abbiamo scelto la seconda strada. Sei anni fa abbiamo fondato questa Onlus proprio per fare in modo che il nostro dolore, dal nostro dolore nascesse qualcosa di bello o se non altro di utile per altre persone. Sei anni fa sono successe due cose nelle nostre vite, nelle vite di noi che abbiamo fondato Chimos. Una è stata la perdita di nostro fratello, che è stata uno shock per tutti quanti. E poi la nascita di questa meravigliosa bimba che si chiama Giorgia, che è affetta da asma. Inizialmente non sapevamo che lei fosse affetta da asma. Per il primo anno di vita sembrava che fosse sana e sembrava una bimba sanissima e felice. L'anno successivo, quando lei ha compiuto un anno, i genitori di Giorgia, Emanuele e Doriana, hanno avuto questa terribile diagnosi, e quindi abbiamo preso questa decisione di unire il nome di Antonio ad un evento benefico che abbiamo chiamato Antonio Prosma. Smaratona Teleton Città di Isernia, Antonio Prosma. Perché Smaratona Teleton? Perché viene alla conclusione di una grande raccolta fondi che poi ci dicono da Teleton è la più imponente in regione e forse anche fuori regione. E ogni anno si è ingigantita, è diventata sempre più imponente fino a raggiungere l'anno scorso un risultato eccezionale. Abbiamo inviato a Teleton un assegno di 25.000 euro, ma negli anni abbiamo donato oltre 70.000 euro. Questa iniziativa, al di là dei fondi che si raccolgono per Teleton, mi sembra sta assumendo tanti tanti altri significati. Assolutamente sì, a prescindere dal risultato, che è veramente strabiliante, oltre qualsiasi prospettiva, però la cosa bella è che abbiamo riportato alla ribalta quest'arte nobile, molto spesso tenuta solo nei bauli. E poi lo spirito e l'unione che è nata da queste signore è la cosa che sicuramente ci rende più felici di questa raccolta. Le donne, mai come questa volta, siete il sesso forte, perché non è facile riunirsi e combattere tutti per, sì, tra virgolette, la stessa battaglia. Assolutamente sì, le donne sono il sesso forte, lo dico sempre a gran voce, e questa ne è la prova, perché alla fine l'acquisto di questi merletti è stato fatto da donne, quasi in via esclusiva. Io rappresento un gruppo Facebook di oltre 5.000 mamme, solo mamme, e da lì che è partita l'iniziativa, da lì che la portiamo avanti per il terzo anno consecutivo, e ogni anno la somma raccolta cresce esponenzialmente, quindi siamo contentissime. Può darsi che questo sia un'occasione buona veramente per rilanciarlo, ma non con le cerimonie così celebrative, ma con il lavoro, rilanciare il tombolo ad Isernia. Assolutamente sì, abbiamo tanti progetti, purtroppo dobbiamo solo aspettare che qua passa questo maledetto coronavirus e porteremo avanti belle iniziative. I progetti sono tanti, aspettiamo solo tempi migliori.